più in possesso palla, finora non ci sono state occasioni se non una punizione di Carlos Augusto in mezzo dove Lautaro ha colpito di testa ma non ha inquadrato lo specchio della porta. C'è come al solito questa interscambiabilità dei difensori, spesso Acerbi va a cercare posizioni diverse con Calhanoglu che va dietro a impostare e Acerbi che va anche sulla destra. I difensori che vanno a cercare di eludere le marcature, però per ora un Udinese, come avevamo previsto, un po' tutta dietro, pronta a ripartire. Attenzione perché ora l'Inter entra pericolosamente in aria con Di Marco, che viene leggermente spinto, ma ovviamente non c'è niente. Allora va a dare anche la mano all'arbitro perché è un normale contatto di gioco con il giocatore dell'Udinese. Eizvuè, che oggi è stato scelto a destra, che lo tocca, ma nessun fallo, quindi si può ripartire. L'arbitro è Piccinini, anzi la palla è stata poi toccata anche per ultima da un giocatore dell'Udinese, quindi c'è il calcio d'angolo per l'Inter, calcio d'angolo alla destra di Okoye, spiovente in aria, attenzione, palla che rimane nell'aria piccola, ora spazzano fuori i giocatori in maglia bianconera, il tiro di Di Marco respinta, ancora ci riprova Di Marco con il sinistro, ma ne esce una palombella svirgolata, quindi la palla va fuori lontano dai pali difesi da Okoye. 10 minuti di gioco 0-0 con Cioffi che dà delle indicazioni ai suoi. Ripeto, un Udinese che è molto attenta in fase difensiva e avete detto anche prima 28 punti, solo 2 punti sul Frosinone, quindi credo che Cioffi firmerebbe anche per un pareggio. Ieri in conferenza ha detto non posso dire ai giocatori andiamo per vincere, non risulterei credibile, ma è importante provare a fare i punti in tutte le partite. Tra l'altro adesso c'era anche un checking per un possibile rigore sul calcio d'angolo, ma il checking ora in questo momento è finito. Piccinini dice si può riprendere con Okoye che quindi batte la rimessa dal fondo. 11 minuti di gioco, sempre 0-0, partita per ora bloccata con Inter che prova a fare la partita. È Udinese che è molto attenta nelle marcature. Michele, il professore si è sbilanciato, dice mi sembra che non ci sia partita, non ci ma sia. davvero? Beh, vabbè, insomma, È un po' presto, no? In questi 10 minuti c'è una preponderanza dell'Inter. Vuole chiuderla subito? Allora, Andrea, mi sembra che però queste accelerazioni al momento non si vedano. No, Possesso palla, non ci sono, controllo. non ci sono. Una partita bloccata, l'Udinese sta lì, io credo anche giustamente. Rispetta tanto l'Inter. I numeri ti dicono comunque, al di là della partita, può andare come può andare, ma i numeri dicono che l'Udinese è una squadra solida. Solida perché? Perché 16 pareggi, è vero che non vince, ma non perde neanche. Quindi battere l'Udinese devi fare una buona partita. Ripeto, la sta conducendo, spazi ce ne sono pochi, ma questo all'Inter gli capita non solo con l'Udinese, gli capita anche. L'Inter ha pazienza, lo vedi, si sente superiore, sa di essere una grande squadra e aspetta il momento giusto. Ovviamente l'Udinese deve sfruttare anche qualche ripartenza, no? È normale. Ecco, Nello, mi sembra che le ripartenze non le vediamo però Si è dell'Udinese, abbassata perché parecchio, l'Inter sta gestendo bene o perché, insomma. Ma diciamo Attenzione che perché c'è un errore di Acerbi e quindi c'è un inserimento di Pereira che ora arriva al limite dell'aria. Il tiro di Pereira alto sulla traversa, un errore in fase di impostazione. Queste famose partenze dal basso che diciamo sempre, ma che tutte le grandi squadre ormai fanno. E però qui c'è stato un errore banale, se vogliamo, di Acerbi con la squadra disposta ormai in posizione offensiva, quindi scoperta. E Pereira ne ha approfittato, è andato nell'uno contro uno, si è liberato al tiro al limite dell'aria, ma ha colpito male il pallone. Palla che è andata molto alta. Inter deve stare attenta a strano non fare perché questo tipo di Pereira, errori. strano perché Pereira è un giocatore di grande questo tiro ce qualità. l'ha, No, ma in ce l'ha, ma poi effetti. l'aveva superato anche bene. Quindi strano che Ma gli è rimasto. Andrea, io, cioè, Acerbi evidentemente sapeva quello che stavo per dire, perché io stavo dicendo l'Udinese ha possibilità di fare gol se l'Inter sbaglia. E Acerbi ha voluto dimostrare Saresti finito su Striscia la Notizia sicuro. che il mio pensiero era questo. Allora Acerbi ha detto facciamogli vedere quello che può succedere se sbagliamo. La realtà è che cioè, l'Udinese, se, come ha detto Andrea, ce l'ha nel suo DNA il pareggio. La classifica l'ha fatta con i pareggi perché dei punti che c'ha, 16 sono tutti frutti Tutti di. frutto di E pareggi. poi ha avuto quell'opportunità di vincere contro le grandi che erano Juventus, Lazio e via dicendo. Per cui il discorso è che l'Udinese in questo momento sta cercando di fare il suo gioco. Per l'Inter non sarà facile fare gol, Trovare il varco. però credo che poi alla lunga fra Turà e
Marco, l'Inter arriva molto al cross, si sta fidando molto ai cross, no? Cioè arriva sulla fascia da una parte e dall'altra. Maurizio, Lautaro o Milito? Lautaro o Milito? Io? Beh, Milito è tanta roba, E non avevo dubbi, Però penso che la pericolosa dell'Inter ora con Lautaro al limite dell'aria, il tiro respinta, e una volta che l'Udinese ha provato ad andare in avanti si è visto che si è aperto un po' qualche spazio, e lì l'Inter è molto brava ad andare negli spazi e quindi è arrivata con molta più facilità in questa occasione. La prima volta che, ripeto, l'Udinese ha lasciato un po' di spazio, poi però anche qui il tiro di Lautaro non è stato preciso, ha calciato un po' in caduta e ha colpito Christensen che ha respinto, palla sporcata, poi è andata facile la parata di Okoye. Però hai visto appena l'Inter l'Udinese, questa è la qualità di una squadra, no? L'Udinese ha perso una palla, stava attaccando, è venuto fuori, non dico un parità numerica nella ripartenza, ma poco ci mancava. L'Inter con dei passaggi arriva ad andare al tiro con una facilità estrema. Questa è la grande squadra. Questo, no? Dici che sei d'accordo con Andrea? Ma sì, sono d'accordo, perché poi questo è stato un po' tutto quello che ha fatto l'Inter durante l'anno. Ci ha fatto vedere che può giocare attaccando, può giocare e arrivare a tirare in porta e segnare attraverso un possesso palla, attraverso i cross, come dicevi prima, perché comunque ha giocatori che hanno gamba e piede per poter andare a mettere questi palloni in aria, dove poi trovano gli attaccanti a concludere, e non solo, perché poi i cross arrivano dai quinti e vengono chiusi dagli altri quinti, a volte dai terzi che vanno in avanti. Quindi l'Inter è completa in tutto, non è facile giocarci contro, non è facile mettere in difficoltà, come diceva prima il direttore, con errori dei giocatori, soprattutto in impostazione, si possono trovare delle chance, però anche prima con un errore l'Udinese non è riuscita a segnare, quindi diventa molto molto difficile, secondo me, che l'Inter anche stasera possa rischiare qualcosa. Imprecisioni di Acerbi che continuano ad esserci, vero Michele? Sì, è stata una seconda imprecisione, infatti si è arrabbiato, evidentemente più con se stesso che con il compagno, perché il passaggio era fuori misura e non siamo abituati, insomma, a vedere Acerbi fare questi errori, e aveva giocato dopo le tante polemiche bene con l'Empoli in casa. Oggi ci sono state queste due imprecisioni dietro, adesso siamo all'inizio della partita, vediamo come procede. Ora c'è l'Inter ancora con Di Marco per Thuram, il cross da sinistra un po' troppo lungo per il francese che si è allungato e scivolata, ma non è arrivato su questo pallone. Palla che poi ha attraversato l'area piccola e uscita dall'altra parte. Ancora un break al centrocampo di Carlos Augusto. Come diceva Marco, i terzi di difesa che spesso vengono davanti e si alternano. Di solito è Di Marco a venire in mezzo al campo e Bastoni andare sull'esterno. Qui è stato un po' il contrario. Di Marco sull'esterno e Carlos Augusto che è venuto in mezzo al campo. Subito ha provato l'imbucata Di Marco, poi al cross di prima con Thuram che per poco non ci arriva. Questo può essere un tema, il fatto che l'Inter ha avuto un calo fisico nel mese di marzo, ha segnato spesso 4 gol, soprattutto nel mese di febbraio, ma anche in partite precedenti, 8 partite su 30 vinte dall'Inter con 4 gol di scarto. Poi a marzo 2-1 col Genoa, 0-1 col Bologna, l'eliminazione in Champions, 1-1 col Napoli, e adesso ha ripreso dopo la sosta con il 2-0. Non è, diciamo, l'Inter solita di questa stagione, perché i 4 giocatori secondo me migliori della stagione sono un po' calati, e c'è Çalhanoğlu e Mkhitaryan a centrocampo, Lautaro e Thuram in avanti. No, l'unico difetto di questa Inter stasera è sta facendo una buona partita, ma 99% azione sulla sinistra, la fascia destra per diversificare un po'. Questa è, io invece sto notando un'altra cosa, chiedevo il conforto del Pampa Sosa. L'Inter che sta chiaramente schiacciando l'Udinese nella sua metà campo, però mi dà l'idea di non essere brillante come qualche mese fa, o sbaglio? Sono d'accordo, è chiaro che siamo alla fine del campionato e potrebbe anche essere normale non essere brillanti. L'Inter comunque sta avendo praticamente il 70-75% di possesso palla e probabilmente la sbloccherà in me tra qualche minuto, però ha creato soltanto quella occasione chiara col tiro di Çalhanoğlu, ben parata dal portiere dell'Udinese in calcio d'angolo, e quindi attenzione, adesso non è successo nulla, e quindi non è brillantissima, diciamo la verità, non è brillantissima. Bello, sì, qui ci ha provato con una verticalizzazione, un lancio bello in verticale di Barella per Thuram, che però è stato anticipato, molto bravo qui il difensore dell'Udinese a intervenire,
è stato Perez proprio, Perez che ha sfiorato il Napoli nel mercato di gennaio, poi se ne è parlato tanto, ma evidentemente l'Udinese ne aveva bisogno per la salvezza. Allora, abbiamo detto Inter non brillantissima, però ovviamente preponderante nelle sue azioni, però diciamo che forse rispetto ai piani di Inzaghi, Nello, c'era qualche cambio in più, invece per esempio soprattutto in attacco, insomma sono mancate un po' di alternative. No, io non giocano molto spesso sempre gli stessi. Ma non credo che l'Inter non sia brillante, diciamo che c'è molta bravura dell'Udinese, l'abbiamo detto in precedenza, è allenata ai pareggi, per cui sa difendersi molto bene. L'Inter credo che abbia avuto, come è stato detto, una grande parata del portiere, ha avuto delle occasioni, l'Inter sta facendo la partita. È ovvio che noi siamo abituati con l'Inter che rapidamente va in gol, ma l'Udinese credo che si stia difendendo bene e probabilmente l'Inter faticherà e magari alla fine potrà portare a casa la vittoria, ma io noto che tutti quanti, Marco, cioè, aspettano l'ineluttabile gol dell'Inter. Però di azioni da gol vere e proprie. Personalmente aspetto un bel contropiede dell'Udinese, dico la sincera verità. Un po' per rendere un po' il campionato qualche vibrazione in più. No, beh, l'Inter sta schiacciando l'Udinese. Non trova tanti spazi, però comunque credo che alla lunga è anche difficile difendere per 95 minuti così bassi. Quando poi giocatori così spazio così, per il porto lo trovano. L'unica cosa che può fare l'Inter è vero andare nell'uno contro uno, che è la cosa migliore, ma dare più velocità di palla, no? Sì, anche sì, il passaggio più semplice da me a te lo devi fare più veloce, perché loro si piazzano con questi 8-9 dietro la linea della palla e riescono a andare da una parte e dall'altra, a scivolare da una parte all'altra, quindi devi essere rapido. Però ecco, a destra non ci vanno mai, anche questo un po' diversificare potrebbe essere, no? Prof, lo faranno. Sì? Sì, no, non so, vai. Se è d'accordo, si è vista solo 2-3 volte quest'anno, perché poi l'Inter ha sbloccato tante volte, come dicevate, presto. Però secondo me un'arma per l'Inter può essere, questo ovviamente più in là nel secondo tempo se non si sblocca, Sanchez come trequartista, cioè Sanchez tra le linee, che ha quel dribbling nel breve e può dare dei palloni. Ora però c'è prima un break dell'Inter con Carlos Augusto per Lautaro in area di rigore, si allarga sul sinistro, si allarga un po' troppo, ora alza la testa, se la riporta sul destro, la dà all'indietro per Pavard, il tiro, la respinta di Okoye, e bella parata ancora del portiere dell'Udinese. Qui l'Inter è andata pericolosamente al tiro, si è liberata molto bene, ora insiste ancora con Di Marco e Lautaro da sinistra, ancora il Toro che prova il dribbling, Di Marco il cross respinto, palla in area di rigore sporcata e poi deviata in calcio d'angolo. Inter che si fa ancora più pressante adesso nell'area, e ci fanno rivedere il break di prima con Carlos Augusto e Mkhitaryan, che ha trasformato appunto questa azione da difensiva in offensiva e poi ha dato una bella palla a Lautaro che si è allargato, ha alzato la testa e poi quando poteva tirare è stato molto bravo a darla all'indietro. L'inserimento di Çalhanoğlu, non Pavard, che è andato al tiro, ci ha provato un collo pieno forte ma forse anche un po' troppo centrale, il portiere dell'Udinese è stato bravo a respingere. Intanto è arrivato il momento del calcio d'angolo, stavolta da sinistra, quindi dalla sinistra di Okoye, mezz'ora se n'è andata, palla al centro, respinta ancora di testa della difesa dell'Udinese, ora ancora però Inter in area di rigore con Lautaro di destro respinto, ancora poi alla fine spazzano via in fallo laterale. Adesso sta soffrendo l'Udinese. Sì, però diciamo che a parte l'arrembaggio, ma l'Udinese sta spendendo cara la pelle. Sì, sì, ti sentiamo Michele. Udinese in vantaggio, Udinese in vantaggio, una ripartenza veloce da sinistra, palla che va dall'altra parte con una palla messa in mezzo, era quasi un cross che la difesa dell'Inter lascia scorrere, il tiro è di Samardžić di sinistro, forse anche un po' deviato leggermente, ecco, sì, forse, ma leggermente, palla che raso terra, attraversa tutta l'aria, Dumfries dice a Sommer la prendi tu, però Sommer lì a quel punto perde l'attimo per tuffarsi, ma credo che non ci potesse nemmeno più arrivare. Sì, c'è stata la deviazione di Carlos Augusto e Dumfries va proprio tra Dumfries e Sommer e la palla va a finire nell'angolino opposto, un gol abbastanza casuale, però un'altra palla che in uscita era stata persa dall'Inter e poi questa indecisione difensiva, clamoroso a Udine, Udinese in vantaggio sull'Inter, il gol è proprio di Samardžić.
E chiedo a, chiedo a Roberto Sosa. No, secondo me non è casuale, perché lo abbiamo detto all'inizio, è un Inter che fa la partita ma non è brillante, non è lucida al 100%, probabilmente vincerà la partita perché è superiore, ma questo conferma che non è lucida e non è brillante in certi aspetti. Sì, tra l'altro, insomma, ironia della sorte, corso, aveva fatto le visite mediche avvocato all'Inter e poi non venne preso. Si è stancata, come dici? Secondo me si è stancata. No, allora è vero che non è l'Inter brillante, ma questo non credo che lo stiamo dicendo da stasera. Nell'ultimo periodo, prima stava raccontando bene degli ultimi risultati, no? Che non sono stati così straripanti come aveva fatto, ma è una cosa normale. Normale perché inconsciamente c'è tutti questi punti, perché può arrivare il momento di calo fisico, ci può stare, e quindi anche l'ultima partita vinta 2-0 sembrava avesse levato tutti questi dubbi. Attenzione, Mkhitaryan per Di Marco, il cross per Lautaro di testa, la grande parata di Okoye in calcio d'angolo, e qui il Toro l'ha piazzata bene, molto angolata, ma è stato ancora una volta bravo il portiere dell'Udinese, stavolta a distendersi sulla sua destra, l'altro tiro di Çalhanoğlu era a sinistra, qui Mkhitaryan ancora un bel break, ancora Di Marco, sempre l'asse di sinistra, il colpo di testa di Lautaro abbastanza angolato, calcio d'angolo per l'Inter che prova a rispondere subito, lo spiovente da destra, palla al centro, il colpo di testa che va fuori, ci ha provato qui Dumfries con Pavard e tutti gli altri, poi alla fine la palla è andata fuori. Sì, io dicevo casuale il tiro, nel senso che non mi sembrava un tiro diretto nell'angolino a giro, era più una palla messa così in mezzo e un po' piazzata male, non so se è piazzata male la difesa o un'indecisione. Rotolata in porta. Comunque grande parata del portiere sul colpo di testa di Lautaro. Sì, non è la prima, però ecco, se l'Udinese vuole tirar fuori qualche chance per fare risultato, c'è anche da aspettarsi che il portiere debba fare tante parate, perché comunque l'Inter è una squadra che ogni partita tira in porta 8-10 volte, quindi certo, il portiere è stato molto bravo finora, dai. Comunque resta il fatto che io questa partita, sotto certi aspetti, e anche le frasi del Pampa Sosa, mi ricorda un po' la partita dell'Udinese con la Juventus, no? Che dicevamo adesso la Juventus farà, e poi l'Udinese, insomma, bene o male ha fatto il suo. Pampa, con Maurizio devi stare attento a parlare, perché c'è una scaramanzia napoletana di quelle proprio avanzate. Io sto dicendo ho sentito le parole del Sosa, secondo me sono scaramantiche le parole di Sosa, che ha detto adesso tanto l'Inter segnerà prima o poi, lo diceva anche della Juve. Secondo me lui è molto napoletano. Vabbè, io ho due figli nati a Udine, quindi un po' il mio cuore, anche se vivo a Napoli, è friulano. Certo. Però secondo me vince l'Inter. Ma e a proposito, con questo gol voglio anche sentire il prof De Proof, perché secondo me cambiano i numeri, prof. Io non so se tu abbia avuto modo già di aggiornare tutte le statistiche. No, cambia. Per ora non cambia. No, lo recuperiamo. È un modo per dirvi non abbiamo avuto ancora modo di aggiornare. E allora ragazzi, ritorniamo in quella che è la cronaca, perché siamo vicini alla fine del primo tempo, Michele. Sì, ultimo minuto del primo tempo con gli attacchi dell'Inter, che ora deve un po' provare almeno a pareggiare nel primo tempo con 30 secondi più recupero, che credo non vediamo quanto, forse 1-2 minuti al massimo. Sì. Ancora Inter che però ora perde palla al limite dell'area, prova a riconquistarla, l'Udinese che invece prova a ripartire molto bene, tra l'altro con un palleggio anche di testa, ora Wallace che allarga a sinistra per Camara, Inzaghi che richiama i suoi alle marcature, Inter che recupera palla con Thuram che scambia con Dumfries, e vediamo se l'Inter riparte velocemente perché c'è poco tempo, sta per scoccare il 45esimo, il gol di Samardžić al 40esimo ha sbloccato la partita, vediamo se da tre minuti di recupero, e quindi ancora speranze per l'Inter per rimetterla in piedi nel primo tempo, ancora Di Marco a sinistra, il cross, deviazione, palla che va centralmente ma non c'è nessun giocatore in maglia arancione come è vestita l'Inter oggi, e quindi l'Udinese riparte, Lautaro che prova subito a recuperare palla ma è ancora l'Udinese, ora batti e ribatti sulla tre quarti e ora fallo dell'Inter in attacco e quindi punizione per l'Udinese, Pereira il capitano che ha fatto questo ripiegamento difensivo, tutta l'Udinese che ovviamente si sta sacrificando anche in fase difensiva, e poi è stata brava lì a approfittare di una di quelle, io a un certo punto ho detto 3-4 o 4-5 palloni persi dall'Inter o passaggi sbagliati,
E poi ne è arrivato un altro in cui è stato bravo prima Camara a rilanciare da quella parte, poi andare velocemente al centro, da sinistra a destra con Samardžić che se l'è portata sul sinistro. Carlos Augusto non era proprio attaccato, anche se c'era, non era un, diciamo, sbilanciata l'Inter in avanti, le posizioni erano state recuperate, però l'ha marcato troppo da lontano, non è riuscito a chiudere lo spazio. Tra l'altro adesso il dato del possesso palla è clamoroso, 77-23, ricordo un po' ieri sera dove guarda caso di nuovo chi aveva il 25% poi ha vinto la partita, quindi lo diciamo spesso che non serve il possesso palla se poi non la butti dentro in questo sport che non è la box, non si vince i punti ma si vince segnando i gol, e l'Inter finora non è riuscita a fare quello che ha fatto tutte le altre 30 volte quest'anno, ma come dicevate voi la partita è ancora lunga e ora sono passati 1 minuto e 40 nel primo tempo di recupero, quindi ancora 1 minuto e 20 in questo primo tempo per provare l'Inter a rimetterla in parità nel primo tempo. Ora una sventagliata a cercare Dumfries che in effetti ha giocato, ha partecipato poco, più volte l'Inter ha attaccato da sinistra, poche volte però, a destra. Gioca al centrocampo, sì. Insomma, un Inter che per quanto si sforzi ha creato due tiri da fuori, insomma, diciamoci. Allora, è un'azione di Lautaro con una gran parata del portiere. Che l'Inter non sia al suo massimo livello fisico lo vedi da diversi giocatori che giocano sempre bene ma non danno quel cambio di passo, non c'è una brillantezza normale di questa Inter. Detto questo, l'Inter può vincere anche la partita oppure riprenderla sicuramente anche non essendo al massimo. Però ripeto, stiamo sempre... Noi non si parla mai di preparazione fisica, no? Del calo fisico dei giocatori. Noi cerchiamo sempre oramai di andare a trovare qualcosa di tattico. L'Inter sta giocando come ha sempre giocato, però quando hai meno le gambe meno brillanti o quantomeno su 10 giocatori di campo 5-6 non sono proprio al massimo della brillantezza, ne risente la manovra perché vai più lento, perché avete visto 2-3 errori fatti da dietro, semplici proprio, non procurati dall'avversario. Quindi, però è bloccato al centrocampo, Sì, beh, però ecco, ripeto, deve trovare il modo per fare il portiere, il migliore in campo, il portiere dell'Udinese, cioè non è che deve fare. Qualcosa in più dovrà fare, qualcosa in più è... Cambiare. Ha sicuramente le armi anche in panchina per cambiare. Cambiare. Parlando di lucidità... Il primo tempo. Ecco. Parlando di lucidità, Marco, mi sembra che il Milan in questa fase abbia fatto vedere qualche cosa di più dal punto di vista della brillantezza. Ma sì, anche un po'... le squadre di Pioli in questo periodo sono sempre molto brillanti, ottengono risultati e soprattutto la sensazione che sta dando il Milan è quella di essere squadra e di aver creato un gruppo di giocatori. Quest'anno ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati 10 giocatori nuovi, giovani, di aver creato questo gruppo di giocatori che sa dove deve andare, quindi il Milan è proiettata verso una costruzione per provare ad aprire un ciclo di 2 o 3 anni, perché ora si parla della stella dell'Inter, ma io sento a Milano anche per l'anno prossimo iniziare a ragionare per la stella del Milan, quindi il lavoro che stava facendo la società si sta vedendo, il lavoro di Pioli è sicuramente da elogiare, però come abbiamo detto qualche settimana fa tutto sarà poi valutato sulla base del finale di campionato. In questo momento il Milan, la squadra dei Pioli, i giocatori, Pioli stesso stanno dando delle risposte positive. E tra l'altro è arrivata, scusami Andrea. No, stavo solo dicendo che poi viene penalizzato Pioli un po' di più perché l'Inter vince il campionato, no? Sì. Cioè allora quindi il suo lavoro, che per me è ottimo, un po' viene offuscato dal fatto se l'Inter non fosse prima in classifica o lottasse per il secondo e il terzo posto, è ovvio che il lavoro di Pioli sarebbe... gratificato molto di più, diciamo la verità, perché insomma comunque... rimproverano soprattutto i 12 punti perché se stessi, cioè Inter e Milan o competono a 4-5 punti o a 12 punti sono tanti. Avvocato, però è vero che onestamente messe le due rose a confronto non possiamo dire che per carità, l'Inter voglio... non abbia una rosa superiore, sì, adesso magari uno può dire non 12 punti, no, ma per esempio si parla di Pioli sempre, nonostante i risultati, eccetera. Però, insomma, si discute sempre di Pioli, in continuazione si discute. Perché quelli sono abituati così, o competono a 4-5 punti, o se no quello che ce n'ha poco va sotto i 5 punti
L'allenatore che deve essere cambiato. Beh, probabilmente la squadra di Damocle di questo Milan di questa stagione sono stati tanti infortuni muscolari ma non solo. Conta, non tra conta. L'altro, questa vittoria non è la quinta consecutiva ottenuta dalla squadra rossonera che non aveva mai raggiunto per quanto riguarda questo campionato. Ma torniamo invece a quella che non è la partita così. Di questa sera: Udinese-Inter, Michele Borrelli. Beh, l'Inter questa sera è la seconda volta in tutto il campionato che subisce gol. E si trova in svantaggio. Esatto, in svantaggio. Quindi io ti chiedo, che cosa è successo in questo primo tempo? Che cosa non ha funzionato? È successo anche con la Roma, veramente. Up and down. Con è la successo Juventus, con la Juventus, con la Roma e adesso con l'Udinese. Sì, infatti l'Inter è stata, credo, siano 38 i minuti svantaggio. Adesso se ne aggiungono questi 8 perché ha segnato al 40esimo e finito al 48esimo. Perché sia con la Roma il 2-1 arrivò alla fine del primo tempo e subito all'inizio del secondo l'Inter reagì con un 1-2. Con la Juventus durò un paio di minuti anche il vantaggio della Juventus. È una squadra che non è abituata a stare in svantaggio. E devo dire che anche adesso vedendo i dati, 9 tiri a 1, 3 tiri a 0 nello specchio, i 3 tiri sono i 2 di Çalhanoğlu e quello il colpo di testa di Lautaro, che ricordava Maurizio prima. Quindi è un vantaggio che diciamo non ci sta se vai a vedere... i famosi expected goals che adesso gli allenatori vanno a vedere per capire quanto una squadra crea, però poi aveva ragione anche il mister di studio che diceva che l'Inter fa le cose bene ma un po' più piano del solito, soprattutto con i suoi elementi migliori, se penso agli strappi di Thuram che hanno contraddistinto la stagione dell'Inter, non si stanno più vendendo, o anche la lucidità di Lautaro in area di rigore, è stato bravo a dare quel la palla a Çalhanoğlu e il colpo di testa, è vero, due cose le ha messe anche oggi Lautaro dentro questo primo tempo, però insomma è stato uno che ci ha abituato a fare un gol a partita fino alla fine di febbraio. Traduciamo poi se ci tutto questo con i voti, Michele, poi. Va bene, allora io volevo dare... Ah, però scusami, Agostinelli ti vuole porre una domanda. Michele, prego. Siccome in studio siamo tutti estasiati dal tuo sapere dell'Inter, perché sai tutto dell'Inter, no? Io volevo però farti un quesito proprio a te e a Maurizio. Vediamo se posso fare una domanda, io la posso fare. Vai, vai. Vediamo se questa formazione te la ricordi. Sei un po' Clef Fox e Bonoff, Müller, Wittekamp e Silov, Kulik, Wimmer, Henkes, Netzer, Lefebvre. Io ai due interisti... Borussia. Era, ma anticipato. Ah, la sapeva anche lui, Michele, ma ti chiedo, è quella dello 0-0 di Berlino, quello del 7-1 della 7-1 è lo 0-0 di Berlino con Silov che ha sbagliato anche il calcio di rigore. Ivano Bordon gliel'ha parato. Bordon. Ecco, te l'ho detto che sapeva tutto il nostro uomo Inter. Voglio uomo vedere Inter se si ricorda chi segnò al ritorno, però. Tra l'altro 4-2 Dio Bellucci. 4-2 al ritorno. 4-2 al ritorno. Con gol finale di Peppinello Massa, se mi ricordo bene. E Mauro bene. Bellucci, il mio amico Mauro Bellucci, mamma purtroppo mia, che ci ha lasciato. Assolutamente, tanti anni purtroppo insieme abbiamo lavorato. Detto questo, Michele, traduciamo quello che ci dicevi del primo tempo proprio con i numeri, gli up and down, chi promuovi, chi bocci. Sì, io ogni volta che facciamo gli up and down penso a Mauro, che lui tante volte ci ha raccontato anche quel suo unico gol è stato con lì, però è un gol che lui ricordava sempre con piacere, poi il suo sorriso e il modo di raccontare il calcio facendoci sempre anche sorridere era unico, è bello dedicare sempre gli up and down a Mauro. Allora, Mauro detto che ci questo, insegnava anche... No, su Mauro posso dire, siccome sono un suo fratello, perché sono stato, abbiamo giocato in due squadre e io ancora la figlia Giada la chiamo Giadina e c'ha verso i 50, quindi sono amico proprio di famiglia in una maniera incredibile, è stata una perdita pazzesca proprio del nostro mondo, ma proprio per me è stato un colpo di... Io ci ho giocato nel Napoli, nella Pistoiese, sempre in Serie A, io avevo conosciuto una famiglia e un ragazzo fuori dal normale, poi dopo è stato anche un grande campione, quello è l'ultimo. E beh, insomma, con Mauro ti potrei dire tante cose, ho avuto la fortuna di giocare con lui, anche se non professionalmente, naturalmente. Non come te. Quando lui aveva finito la carriera, giocavamo col Club Italia Superstar,
E siccome non mi volevano far giocare attaccante, no, sarebbe un giocatore giusto, Maurizio. Oggi sarebbe un giocatore giusto, perché siccome si gioca in area di rigore tanti palloni, lui non la buttava mai e faceva prendere un po' i colpi ai tifosi, perché era tecnicamente bravissimo, però si rischiava un po' troppo. Oggi invece andrebbe proprio di moda. Ma pennello. Però insomma, dai. I voti, i tuoi voti, Michele. Allora do 6,5 a Çalhanoğlu, che dicevo due volte è andato alla conclusione su 3 tiri nello specchio dell'Inter, quindi 6,5, e darei 6,5 anche a Di Marco, lo avrei dato anche a Carlos Augusto, che però dopo il gol non più, perché insomma secondo me poteva chiudere un po' meglio. E un terzo non lo trovo, perché non c'è un terzo giocatore, sì sul 6 ci sono delle sufficienze, ma su 6,5 resto solo su loro due, Di Marco e Çalhanoğlu. Mentre i giocatori che scusami scendono, scusami Michele, ci sarebbe una provocazione, il portiere dell'Udinese? No, il portiere no. Lei sta dicendo di Sommer, che l'ha guardata la palla Sommer, arrivare. No, quella appunto. Guardate che è un'autorete, Sì, è un'autorete. Guardate che è un'autorete. No, ma infatti io ho detto gli up, i down ancora non li facevi. Ah, era, ok. Era per introdurti i down. Ah, ecco, no. Sui down è più facile, perché sul tiro, a parte anche già un po' prima non mi era piaciuto, però secondo me Acerbi non è nella posizione giusta, e poi anche Dumfries e Sommer un po' si dividono tutti e tre, secondo me ancora più di Carlos Augusto, perché la palla può anche essere un po' deviata, però lì tra Acerbi che è troppo a sinistra, Dumfries che la guarda e Sommer che non... insomma richiama la posizione giusta, oppure del tutto. Devo dire che in questo caso Augusto ha dimostrato di essere meno difensore. Probabilmente un difensore, vero difensore, avrebbe chiuso prima lo spazio a tempo di giocata di Samarčík, perché poi si conosce che ha un sinistro. Essendo di estrazione poco difensiva, probabilmente quell'incertezza di andarla a chiudere prima è stata decisiva poi per l'autogol, quello che volete, l'errore. Però ecco, ripeto, magari ci fosse stato un altro giocatore, non so, Bastoni, in quel caso lì forse l'avrebbe chiuso di più, perché è tutto qua, ma sto cercando proprio di trovare questo, la sua firma. Attenzione Di Marco, la palla in mezzo, palla che resta lì e il gol dell'Inter che pareggia. Gol di Carlos Augusto, 2 minuti e mezzo nel secondo tempo, vediamo, perché forse vedo che dice no, spero che no, c'è fuori gioco. Peccato davvero, perché era arrivato subito il pareggio, era l'ideale pareggiare subito. Adesso ovviamente andranno a controllare, perché l'assistente di linea ha alzato la bandierina. Vediamo la palla in mezzo, qui non c'è sulla punizione, poi c'è un tocco. Allora se ha toccato un giocatore dell'Inter, cioè la sponde di un giocatore dell'Inter, è sicuro fuori gioco. Però così adesso la voglio rivedere. Allora palla di Di Marco, qui mi sembra non ci sia, sì, mi sembra che sia Lautaro a toccare, e quindi se la tocca Lautaro, Carlos è oltre, vediamo... qua è coperto, non si vede. Era stato anche un bel gol, perché in girata da attaccante Carlos Augusto l'aveva messa dentro. Vediamo, perché stanno controllando, quindi evidentemente non è così chiaro come avevo visto. È una mischia di Lautaro. Sì, è una mischia, e ripeto, allora sul primo cross, sulla punizione sembra di Marco, che però la prenda gioco. Lautaro di spalla, no, se non vado errato. Se la prende Lautaro è fuori gioco Carlos Augusto, secondo me. Il punto è se l'ha toccata invece un giocatore dell'Udinese in quella mischia. Vediamo un po', stanno controllando e quindi tra un po' avremo il verdetto. Più passa il tempo, però più vuol dire che è intricata la situazione, c'è questione di centimetri. Perché secondo me era una mischia, quindi è possibile che l'hanno toccata. Esatto, ma se la prende Lautaro, poi anche una deviazione del giocatore dell'Udinese non è giocata volontaria, quindi sarebbe fuori gioco in ogni caso. Sì, a me sbaglio. Esatto. Vediamo, qua stanno facendo un replay e non si capisce veramente. C'è anche abbastanza buco comunque. Ma forse la tocca veramente un giocatore dell'Udinese, perché... però se la tocca un giocatore dell'Udinese non sarebbe da nemmeno da discutere. Se non la prende Lautaro. Se non la prende Lautaro, ho sbagliato io. Fuori gioco. Niente sesto gol per Di Marco. Niente sesto gol. No, era Carlos Augusto, era Carlos Augusto. Ok. Che l'aveva messa io dentro, ho avuto l'impressione che l'aveva presa Lautaro con la spalla. Sì, la prima immagine. Questa era Lautaro, la mia impressione. Però, sì, anch'io ho avuto l'impressione di Lautaro tra testa e spalla, poi però nelle immagini che continuavano a farci vedere era impallato da un giocatore e non si potevano avere conferme. Però evidentemente l'hanno controllata
e l'ha toccata Lautaro, perché sul fuorigioco io credo che la decisione sia giusta, almeno per quello che ho potuto capire io, anche perché, come diceva Luca, qualora l'avesse toccata Lautaro e poi un giocatore dell'Udinese, sarebbe stato un rimpallo e non una giocata, e quindi per regolamento il gol sarebbe stato da annullare comunque. Sì. Possiamo registrare comunque che l'Inter è partito con una reazione. Normale, sotto di un gol ci sta subito, i primi minuti devi far vedere di essere in campo, anche per dare un po' di timore all'avversario. Certo che diventa una partita un po' più difficile, dove devi sprecare ancora più energie, però ecco, la sensazione è che alla lunga gli spazi per andare in porta l'Inter li può cioè, trovare. Tu dici, con quando i cambi... comunque l'Udinese si affatica un po' di più, si aprono un po' di più. Di solito quando le squadre più deboli tengono tanto, alla fine pagano molto di più, è normale, basta che allenti un po' le marcature nella zona, se perdi un po' le distanze è ovvio che va in difficoltà. Poi l'Inter, vedete, in palle inattive, anche se può essere confusionario, prende calci d'angoli, punizioni laterali, è sempre pericolosa. Pampa, ti volevo chiedere, come li vedi gli attaccanti dell'Inter? Perché, insomma, adesso comincia ad essere lunga, diciamo, la situazione in cui Lautaro e Thuram, insomma, non riescono a trovare la via del gol. Sì, infatti nel primo tempo ci sono stati due o tre occasioni che Lautaro praticamente è venuto a prendere palla all'altezza dei centrocampisti per lasciare più profondità a Thuram, però Thuram non mi sembra nelle sue giornate migliori, parliamo di due attaccanti straordinari, quindi possono e devono fare molto di più. E a tal proposito, prof, come sono cambiati i numeri? Perché prima avevamo cercato il collegamento, non l'avevamo fissato, ma so che ci sei. Il prof mi sa che ancora non è tornato, non c'è. Prof, però le percentuali allora, sono simili ancora. Va bene, momento. Va bene, allora niente, il prof Vittoria, non è a casa. Seguiamo questa punizione perché è dalla stessa posizione di prima, quindi una punizione che Di Marco batterà a rientrare in mezzo all'aria. Eccolo qua il colpo di testa però della difesa ancora dell'Udinese, che respinge, quindi palla in fallo laterale, 52 minuti e 25 secondi, Inter che attacca ancora dalla destra, palla deviata in calcio d'angolo, quindi calcio d'angolo per l'Inter dalla sinistra, alla sinistra di Okoye, alla destra per quanto riguarda l'attacco dell'Inter, e va ancora Çalhanoğlu a battere, c'è Pavard in mezzo all'aria, così come Acerbi, tutti i giocatori specialisti, colpitori di testa dell'Inter, 6 calci d'angolo per l'Inter, 0 ne ha battuti l'Udinese, palla che spiove in aria, vediamo chi la prende ancora la difesa, e quindi Udinese che prova a ripartire, ma Inter che recupera subito palla con Lautaro di testa all'indietro per Di Marco, che la dà Thuram anticipato, e poi calcio di rigore per l'Inter, perché Thuram è stato travolto dall'uscita di Okoye, è stata bella questa palla messa in aria ancora una volta precisa da Di Marco, che con quel piede veramente calibra sempre il pallone, poi l'ha presa Thuram di testa, adesso nel replay si vede chiaramente Okoye che aveva fatto benissimo nel primo tempo, qui va a far falle, va proprio su Thuram e non riesce proprio nemmeno a sfiorare la palla, calcio di rigore mi sembra netto. Tra l'altro l'Inter poteva segnare lo stesso dopo il calcio a porta vuota, ha tirato alto. Però forse aveva già fischiato. Una curiosità, al VAR Maurizio c'è Serra, che è diventato famoso con battute varie anche per nell'anno dello scudetto del Milan, per aver annullato voglio chiedere ad Amelia se era calcio di rigore azione. Secondo lui, tutti professore. D'accordo, credo. Pacifico. Anche Andrea Nuisce, Nello, Luca, sì. Ma, okay. Sì. C'era. Scusate, sì. Çalhanoğlu dal dischetto, Çalhanoğlu contro Okoye. Çalhanoğlu contro Okoye. 14 rigori segnati da Çalhanoğlu in Italia su 14. Qualche anno fa non il numero 20 rigore. Dell'Inter, 55esimo. Tutto pronto per la battuta. Non è facile, Piccinini dice di restare fuori dall'aria agli altri giocatori. Il tiro e gol di Çalhanoğlu. Stavolta è il pareggio dell'Inter. Il 10° gol stagionale di Çalhanoğlu, il sultano l'ha messa. Gol dei nerazzurri, che per la 31esima volta su 31 giornate è un record
segnano e gonfiano la rete avversaria. Udinese 1, Internazionale 1 dopo 10 minuti del secondo tempo. Allora, bisogna dire che Çalhanoğlu è molto bravo a battere i calci di rigore. Il calcio è una cosa pazzesca. Oh, ma comunque è sempre lì il calcio. Io, e sono 15 su 10 rigori, quanti ne avrà battuti sulla destra del portiere? Ma lo sanno, ma non li prendono mai, perché la calcia troppo ma bene. Ma la calcia forte, hai visto? Ha fatto il solco in terra, guarda. Sì, ha fatto anche un rimbalzo. Pensa il portiere. 10 gol, quindi per Çalhanoğlu, 8 sono su rigore di questi 10 in campionato. Va in doppia cifra, stabilendo anche lui il suo... Sì. Il suo primato, e Inter che porta il terzo giocatore in doppia cifra, perché c'è Thuram a 10 e poi ovviamente Lautaro a 23. Ancora una volta l'Inter ha fatto durare pochissimo il vantaggio degli avversari, come dicevamo con la Roma, con la Juventus, col Sassuolo, dove ha perso la partita, che è l'unica sconfitta fino dell'Inter, e anche oggi l'Udinese aveva segnato al 40esimo, è arrivato al 10° del secondo tempo il pareggio. Ora Inter che ovviamente non si vuole fermare e vuole andare a vincere la partita, anche perché ricordo che per vincere lo scudetto nel derby e non essere dipendente oggi da Sassuolo Milan, l'Inter deve vincere oggi. Inter ancora in avanti, pericolosamente, poi perde palla a Barella in questa proiezione offensiva, un po' spinto dalle spalle, la palla finisce poi al portiere dell'Udinese, che prova a far subito ripartire l'azione offensiva con un lancio lungo alla Maignan per Samardžić, che va ad accompagnare più dei compagni di reparto l'azione di Toven e di Pereira, ma la palla è un po' troppo lunga. Allora l'Inter che può ripartire, sembra essere quasi negli ultimi minuti di una partita in cui l'Inter vuole stringere i tempi, per quanto sia sbilanciata la squadra di Inzaghi. Evidentemente adesso anche l'inerzia del pareggio ha dato ancora più forza alla squadra per crederci. Allora, prima di chiudere, una curiosità su Çalhanoğlu, Luca? Poi Michele forse mi smentirà o mi darà ragione. Çalhanoğlu ha fatto 15 su 15, ma in realtà l'unico rigore che ha calciato in modo diverso da questo e a incrociare, no? L'ha calciato sempre verso quella direzione, contro la Juve 2 anni fa, se vi ricordate fu parato da Szczęsny e poi ripetuto. Quindi in realtà poi calciò allo stesso modo e l'Inter vinse a Torino. Quindi c'era questa chicca del rigore ripetuto. Ripartiamo allora, da qua ragazzi. Sì, ma voglio andare un attimo da Marco per dirgli, allora 1-1, l'Inter è partita molto forte nella ripresa, il risultato insomma non mi sembra squilibrato però per quello che l'Inter ha prodotto. Risultato ancora stretto all'Inter per quello che è stato fatto nel primo tempo. Però ecco, l'Udinese sta facendo la partita che deve fare contro un Inter così, devi fare in questo modo. Deve sfruttare meglio i recuperi palla e questo un po' non è neanche semplice, perché comunque l'Inter nelle preventive è sempre ben messa. Comunque a gente che appena perdono palla corre subito indietro. Però ecco, ha sensazione che non c'è partita. Cosa pensa del rigore? No, c'era assolutamente. L'uscita di Okoye l'ha spiegato molto bene Marco, un'uscita spericolata. Non so se è stato ammonito, forse meritava l'ammonizione perché è troppo violenta l'uscita. Cioffi ha fatto due cambi, sono entrati João Ferreira al posto di Ezibue, quindi ancora una scelta abbastanza difensiva. Attenzione, un contropiede dell'Udinese, mi sembrava fuori gioco ma l'arbitro lascia correre, e allora attenzione a Camara sulla sinistra, la palla al centro, pericolo, arriva in scivolata. Un grande intervento di Mkhitaryan, mi sembrava fuori gioco abbastanza netto all'inizio dell'azione, però l'assistente non ha sbandierato, nel dubbio bisogna tenere la bandierina bassa, rivediamo, forse è un po' più dubbio, ecco, in effetti, rivedendola. Volevo intervenire quando avete parlato di Samardžić, no? Allora, l'Inter, giocando col 3-5-2, i centrocampisti dell'Inter, che possono diventare i trequartisti, sono però centrocampisti, quindi uno come Samardžić per me nell'intelaiatura dell'Inter o sta nella rosa e gli può entrare perché più sicuramente solo trequartista per quello che penso io. Bellissimo. O gli entra a partita iniziata per risolvere qualcosa come una punta, oppure per me l'Inter, guardate bene, tutti questi centrocampisti che hanno sono tutti trequartisti al momento giusto, ma sono centrocampisti. Samardžić è solo trequartista, quindi per me l'Inter non lo sta cercando, ma sta cercando altri giocatori di altro tipo. Io nel frattempo vedevo Nello che faceva con ampi gesti, commentava cosa? L'intervento di Mkhitaryan o il contropiede? Il salvataggio. Il contropiede era giusto perché era nella media campo dell'Udinese. Il salvataggio che fa Mkhitaryan, che mostruosamente eccezionale perché era gol,
Quindi questo a proposito di quello che diceva il mister, perché Mkhitaryan è cresciuto prima con Mourinho e poi adesso con Inzaghi definitivamente a fare questo doppio lavoro anche di fase difensiva. Io ricordo il primo anno all'Inter, Mkhitaryan spesso gli capitava che l'uomo perdeva il suo uomo perché non era abituato a fare la fase difensiva da mezzala, cosa che Samardžić, come giustamente diceva il mister, doveva essere impostato in quel ruolo. Ad oggi ha solo la fase da trequartista, che è quella da mediano vero che segue il suo uomo. Comunque questo dimostra, caro Marco, che la partita, insomma, in un modo o nell'altro si gioca. L'avevi detto, sì, eh? Sì, no, si gioca, ma l'Udinese deve fare questo. Poi qui è stato veramente bravissimo Mkhitaryan, perché ha fatto un intervento incredibile da difensore vero, senza toccare l'avversario, era in mezzo a due giocatori dell'Udinese, la ripartenza sì, forse poteva essere anche fuori gioco. Scusa Marco, perché c'è Di Marco che crossa da sinistra per Thuram, palla troppo lunga, ma c'è Dumfries dall'altra parte, siamo sempre in area di rigore, se la porta sul sinistro l'olandese forse perde l'attimo, va indietro, ma sta per partire un nuovo cross di Barella che col sinistro la mette in mezzo, Thuram ancora anticipato da Biol che respinge, ora svirgola l'Udinese per il rinvio e quindi palla che rimane lì, poi alla fine in un secondo momento riesce a spazzare lontano, però Inter che recupera la palla, no, però c'è un'azione fallosa dell'Inter, quindi punizione per l'Udinese. Mi dovevo il secondo cambio, perché João Ferreira per Ezibue non cambia niente, perché João Ferreira di solito gioca a tre dietro, però può fare anche l'esterno destro, quindi comunque una mossa difensiva, ma che tatticamente non cambia niente. Poi invece c'è Lovric al posto di Samardžić e qui sì, forse cambia qualcosa in più, perché Lovric è più centrocampista, parlando di Samardžić prima, e ora anche Inzaghi cambia due pedine, quindi c'è Frattesi per Mkhitaryan e Darmian per Dumfries, anche qui tatticamente non cambia niente, se non le caratteristiche dei giocatori. Frattesi che va un po' più a strappi ad attaccare l'area di rigore e si fa sempre sentire, pensate, ha giocato pochissimo ma ha segnato quando Mkhitaryan e Barella insieme, e poi Darmian che invece magari è meno attaccante di Dumfries per quanto riguarda l'interpretazione del ruolo di esterno destro, però nelle ultime sei partite ha fatto un paio di gol, è tatticamente più ordinato, quindi magari anche nelle ripartenze dell'Udinese può essere più un elemento di prudenza per poter stare attenti. Anche più freschi, no? Giocatori freschi, l'ultima mezz'ora, cioè, certamente. Ma secondo te, insomma, questo secondo tempo dell'Inter ti sta convincendo un po' di più oppure è sulla falsariga del primo? No, il professore nicchia. L'Inter mi sta convincendo, però prima stavate facendo le votazioni dei singoli, perché poi non è lì. Ci sono dei giocatori che hanno il 6 stiracchiato, cioè il 6, e l'Inter di solito quando ha avuto sempre 7-8 e se travolgeva tutti, no? Ma è la realtà, non è un Inter migliore degli ultimi. Vabbè, ma è un normale. Tre quarti, Barella che col tacco se la porta in avanti. Ora Arnauto ci si deve girare di tacco, era buona l'idea. Il tiro di Lautaro, palo, porta vuota, gol! Detto, al 95. Dell'Inter negli ultimi minuti, con Frattesi ancora lui, l'uomo della provvidenza, tutta la panchina ad abbracciarlo. Grandissimo tiro del Toro, la parata di Okoye sul palo interno, palla che ritorna in campo, arriva Frattesi che si fa trovare sempre pronto al quinto gol. Tutta la panchina dell'Inter in campo esultare, ma anche i dirigenti, tutta la dirigenza esultare con Marotta, Ausilio, e il gol che può valere quasi un match point nelle prossime due partite. Bella l'idea ancora di Arnautovic di tacco, ma grandissimo il tiro di Lautaro, e poi Frattesi che con il tapin a porta vuota. Ma il senso della posizione di questo giocatore che è straordinario. Anche però è stato bravissimo anche Lautaro, perché il tiro di Lautaro era una bella perla. Devo dire che il professore qui mi diceva da qualche minuto: vedrai che segna al minuto 95 l'Inter. È segnato al 95. Guarda, se lo dicevi ad alta voce, adesso stavi su Striscia la Notizia. Vedi che cosa significa non manifestarlo pubblicamente. Ma prima l'ho detto, però. Allora, Maurizio, hai ragione, perché il tiro di Lautaro è veramente bellissimo. Se consideriamo che al 94esimo magari poteva essere stanco, meno lucido, invece fa partire veramente un bellissimo tiro che solo Okoye riesce a evitare. Che aveva fatto un altro miracolo Okoye, eh? Sì, però è sfortunato perché la palla rimbalza sul palo interno e va a finire proprio dall'altra parte, dove c'è Frattesi che è bravissimo. Attenzione ora l'Udinese che ruba una palla sulla tre quarti, prova l'Udinese subito a riportarsi in avanti, mancano ormai 60 secondi, però credo che sarà allungato di almeno 30 secondi ancora questo recupero, e ora l'Inter deve difendere questo vantaggio acquisito con ancora Davide Frattesi, belle notizie anche per Spalletti, con questo giocatore che non perde
il vizio del gol e Inter che prova a vincere ancora una volta fuori casa, sarebbe la 13ª in 15 partite. Udinese che ovviamente adesso con il cuore si deve riportare in avanti, il lancio lungo, troppo lungo per tutti, e quindi palla che finisce fuori. Ora si fanno sentire i tantissimi tifosi dell'Inter, sono più di 5.000 arrivati qui a Udine. Inter che andrebbe a 82 punti, con questi tre punti staccherebbe di nuovo il Milan di 14, la Juve di 20 e viaggerebbe verso tutti quei record che stavamo dicendo all'inizio della partita possibili. Pensate, a 82 nemmeno l'Inter di Mancini, la Juve di Conte sono mai arrivati a 7 giornate dalla fine. Un Inter che anche negli ultimi minuti ancora una volta ci crede fino all'ultimo, e credo che poi tutto sommato la vittoria, se dovesse essere, anche meritata, perché l'Inter ha creato tanto, senza nulla togliere alla difesa strenua dell'Udinese. Io voglio chiedere a Pappa Sosa se la vittoria è meritata dell'Inter qualora arrivasse. Ma devo essere obiettivo, l'Inter ha meritato, o almeno merita di vincere. L'Udinese, mi dispiace, la difesa un po' ferma in questo tiro di Lautaro, in questo tacco prima di Arnautovic, bravissimo Fratesi a crederci sulla respinta, però tutto sommato diciamo che l'Inter ha creato più occasioni. Quindi risultato giusto, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, l'Inter non è brillantissima, ma sono d'accordo che sta vincendo meritatamente. Marco. Maurizio, c'è tutta la panchina dell'Inter sulla linea del fallo laterale, vogliono entrare in campo, c'è Farris, il vice di Inzaghi, che è entrato ad abbracciare tutti sul gol, è una panchina che sta partecipando come se fosse una finale, e sentono anche il pubblico che ha partecipato, e finisce qui, l'Inter vince ancora, l'Inter vince, ora Çalhanoğlu che entra in campo esultando, e ovviamente più si avvicina lo scudetto e più la felicità per ogni vittoria, il peso specifico di ogni vittoria è ancora più importante. Aslani che abbraccia Frattesi, l'abbraccio anche di Dumfries per Thuram, Samardžić sconsolato in panchina con il resto dei giocatori dell'Udinese che ovviamente stanno lottando punto a punto per la salvezza, quindi era un punticino molto importante anche per loro, ma quest'anno veramente è difficilissimo fermare l'Inter. In casa ce l'hanno fatta solo la Juventus 1-1 e il Genoa 1-1, tutte le altre non ci sono riuscite, e quindi è un Inter che ancora una volta si dimostra schiacciasassi, anche se come dicevamo da marzo in poi le vittorie sono anche un po' più di misura, 2-1 col Genoa, 2-1 oggi, 1-0 col Bologna, 2-0 col Empoli e il pareggio con il Napoli. Pensate, nel girone di ritorno 11 vittorie e un pareggio, 11 vittorie e un pareggio, 34 punti su 36, è veramente grande Inter. Allora, stavo chiedendo a Marco, insomma, è una delusione per l'Udinese prendere sì. gol a un minuto dal termine, dopo una partita, diciamo, eroica sotto il profilo dell'agonismo? No, di sacrificio fisico, prendi gol all'ultimo minuto, quando anche il punto ti smuove un po' la classifica, brucia un po', però l'Inter ha meritato, se andiamo a vedere nei 98-99 minuti quanti sono stati. Ha creato tanto, ha schiacciato l'Udinese, però fisico, sai... Il fisico non ha retto, eh? No, sai che io ho giocato questo tipo di partite, se la perdi all'ultimo minuto è meglio perderla 3-0 perché ci rimani male. Rischi veramente di avere un contraccolpo mentale perché hai speso tante energie. Allora, prof, noi speriamo, perché poi c'è la Roma. Andiamo da Michele. Facci gli up and down, come cambiano i tuoi voti rispetto al primo tempo? Chi promuovi e chi bocci? Allora, la conferma non è ti far prendere Marco. Dall'entusiasmo, Michele, sì, obiettivo. No, devo citare quella che oggi è una proprietà di squadre di calcio, 777, anzi facciamo il televideo che è più bello, 777, do 3-7 a Di Marco, confermo tra i migliori. Anche nel secondo tempo ha messo tantissimi palloni in mezzo, ha provato in tutti i modi, insomma anche il cross sul calcio di rigore e fallo di Okoye su Thuram parte da una sua pennellata di sinistro, un giocatore che ormai è diventato un giocatore veramente importante anche a livello internazionale secondo me, quindi 7 per Di Marco. Poi gli altri, allora faccio così, Frattesi lo devo mettere per forza perché non può essere un caso che questo giocatore, pensate, con il gol di oggi scende da un gol ogni 150 minuti a un gol ogni 125, cioè stiamo parlando di numeri da attaccante, ha fatto 7 gol stagionali, 5 in campionato, ma giocando spezzoni, quindi do il 7 anche a lui, oltre a Di Marco. Il terzo sono un po' indeciso perché, allora,
tra Lautaro e Mkhitaryan, magari aiutatemi voi dallo studio, perché Lautaro è stato il salvataggio che ha fatto Mkhitaryan. Tutti dicono Mkhitaryan. Sette. Perché allora sette anche a Mkhitaryan. Sette perché Lautaro ha preso l'ammonizione, quindi no, mi fa saltare anche una partita. Quello vale due gol, quello vale due gol. È vero. Mkhitaryan ha salvato il gol dell'Udinese senza fare un fallo da rigore, tra l'altro, perché non era facile. È vero, perché diciamo che se Lautaro ha creato il 2-1, Mkhitaryan ha evitato l'1-2, che poi avrebbe permesso, cioè l'Inter ne doveva fare due dopo per vincere la partita. Quindi va bene Mkhitaryan anche perché gli attaccanti li premiamo sempre e invece magari i centrocampisti che fanno un lavoro di doppia, perché lì è andato anche a, come io mi ricordo spesso Gattuso diceva, bisogna essere pessimisti, no, quando le famose preventive, adesso poi il mister, abbiamo due allenatori in studio. C'è un'altra motivazione dei voti su Mkhitaryan, perché al di là del salvataggio, ribadisco, non era facile non fare fallo sul giocatore dell'Udinese, che era in calciatore totale, sì. Cioè, ha fatto due cose eccezionali. Lui ha fatto due cose eccezionali, ha preso palla e non ha toccato il calciatore. Beh, la prima è capire subito di andare a chiudere in mezzo all'area, perché la palla, cioè la lettura perfetta, poi l'intervento è stato veramente strepitoso. Per cui sicuramente quel voto del 7 è strameritato. Le qualità migliori di Mkhitaryan non sono queste. Appunto, in considerazione quindi, che poi non era il suo ruolo. Giocatore completo, Andrea, ormai io vorrei fare una valutazione completo rispetto alle parole di Borrelli, che ha dato 7 a Frattesi. Nella partita di oggi, dove le punte, diciamo, hanno faticato moltissimo, sono state poco brillanti, Frattesi ha avuto 4 palle gol. In un quarto d'ora. Allora, la sua forza è questa. Lui non è un centrocampista. 3 le ha sprecate o comunque non sono andate bene. Lui cavalca le sue qualità in modo perfetto, perché lui lo trovi molto di più in area di rigore che non a centrocampo. Non vorrei che poi esagerasse nella sua carriera e diventasse allora il contrario, però la sua qualità è questa. C'ha una grande gamba, c'ha questo grande inserimento, ma il tempo giusto nell'inserimento. E la cosa più importante è che quando poi arriva lì vede la porta. Cioè non è che dice, cioè sono quelli che si sanno inserire bene, però lui sbagliano, ce ne sono tanti. E lui è superiore per questo. Andrea, il problema è che Frattesi, la sua carriera nella primavera, nel settore giovanile della Roma, nella primavera in particolare, era un giocatore importante per queste qualità. Cioè lui era un centrocampista che sapeva anche realizzare il gol. Tant'è vero che poi è andato al Sassuolo e poi è stato l'oggetto di mercato che la Roma voleva riportare a Roma l'Inter si è inserito. Mourinho lo voleva a tutti i costi, infatti, non ci dimentichiamo. Infatti è riuscito a portare le sue qualità, i suoi gol dalla primavera anche in prima squadra a grandi livelli, vuol dire che è cresciuto tantissimo. Vuol dire che ce l'ha nel suo DNA. Ce l'ha nel suo DNA e fanno la fortuna del calcio moderno a tutti gli allenatori. È vero. Oggi un allenatore che non ha un centrocampista che gli fa gol, stai tranquillo che andrà sempre in difficoltà, perché tu non puoi avere una punta che ti fa sempre 25 gol, allora non ci sono più problemi. Oggi devi i avere difensori che fanno gol, ma soprattutto i centrocampisti che vanno quasi in doppia cifra, fanno la fortuna degli allenatori. È vero, è verissimo. Scusa, mister, volevo chiederti, siccome Spalletti ha detto il blocco della nazionale e io devo considerare che tanti giocatori giocano a 3, quindi ha provato questo 3-4-2-1 e Frattesi l'ha messo nei due dietro la punta. Certo. Non ha fatto da subentrato e anche dall'inizio proprio il meglio, è perché quello è un ruolo un po' diverso da giocare nei tre centrocampisti, cioè fare il trequartista. Ma guarda, non è tanto diverso, perché poi noi guardiamo sempre i numeri, ma poi Frattesi gioca sempre negli ultimi 30 metri, ma se c'è bisogno di formare un centrocampo a tre in fase di non possesso palla, perché ci dobbiamo sempre ricordare che se diamo i numeri li dobbiamo dare quando la squadra la palla ce l'hanno gli altri, perché il modulo si vede quando la palla ce l'hanno gli altri, quindi come è disposta. Poi c'è tanta libertà, oggi gli allenatori danno molta libertà ai propri centrocampisti, che potremmo vedere le due mezze ali di un centrocampo a tre a destra o a sinistra e va bene così. Frattesi, nel momento in cui la palla ce l'hanno gli altri, diventa un centrocampista, pur essendo un 3-4-2-1 come vogliamo dire, ma i 2-1 non sono più i numeri 10 di una volta, non sono i Samarčík, non sono i Beccalossi, sono dei giocatori trequartisti che si sanno inserire in zona gol,
che non hanno il tunnel e il colpo di tacco, i loro colpi migliori, ma hanno nelle caratteristiche offensive dentro l'area di rigore come ci sono adesso. Sì. Barella è un altro, ma anche più centrocampista. Ce ne sono. Milinkovic-Savic. Però poi devono avere anche la capacità di saper difendere i trequartisti di oggi. Cioè, oggi infatti, non è più concesso solo essere il trequartista che fa il gol. Assolutamente sì. Deve essere il centrocampista aggiunto nel centrocampo che sta subendo. Questo è, e questo Frattesi ce l'ha. Frattesi, se l'Inter ha bisogno di difendersi, sa aiutare la fase difensiva. Esatto.